Riprendiamo dal punto dove ci siamo lasciati nel video precedente. Nel video precedente abbiamo analizzato il file views, che per omonimia vi dovrebbe riportare alla mente il modello del flusso dei dati di Django, ossia il model template view. Abbiamo visto, cosa deve contenere un file views, come deve essere composta, una risposta molto semplice, molto basilare. Vediamo adesso, in questo video come collegare questa view al server tramite il file URLs. Il file URLs, se ricordate, l'abbiamo già visto in precedenza in uno dei primissimi video quando abbiamo creato il progetto. Infatti è presente nella cartella principale del progetto, il file URLs.py. Andiamo a vederlo. In questo file sono presenti delle informazioni che sono proprio quelle necessarie al server per andare a comporre, diciamo, la risposta da fornire al cliente. Come la compone? Andando a chiamare appunto una determinata view, una determinata funzione che avrà il compito di costruire il tutto. Ora, questo URLs nella cartella principale di progetto è l'URLs, diciamo, di ingresso generico. In realtà noi andremo a crearne uno ad hoc per la nostra applicazione. È importante, capire un attimino come funziona il discorso di URLs. Intanto un URL è di fatto un indirizzo, un percorso. Un percorso, in Django i percorsi vengono composti, nel senso che il progetto principale è dove il server va a vedere, quindi il file URLs del progetto principale è dove il server va a cercare, quello che gli serve. Questo, è una sorta di punto di snodo, di diramazione, che condurrà il server al punto giusto, o perlomeno collezionerà da tutte le sottoapplicazioni tutte le informazioni necessarie a dire al server chi chiamare. Per far sì che succeda, è necessario che il file URLs sia presente anche in tutte le sottoapplicazioni che lo richiedano, ossia tutte le sottoapplicazioni che hanno qualcosa da visualizzare. Come facciamo quindi? Creiamo semplicemente una copia di questo file URLs. Per velocità io copio quello originale, quindi seleziono tutto, Ctrl-C, vado in landing page, creo un nuovo file, lo chiamo assolutamente identico, quindi URLs.py. Perfetto, file nuovo creato in landing page, eccolo qua, e ricopio dentro Ctrl-V quello che ho appena copiato. Per il momento teniamo pure tutta la parte di commento iniziale, perché soprattutto all'inizio, quando non si è pratici, è estremamente comoda per imparare e memorizzare le varie strutture e dati che si possono inserire in questo file. Quindi attenzione, adesso che abbiamo fatto il copia e incolla, non fate confusione, assicuratevi di lavorare sull'URLs della landing page e non sull'URLs della Django Tutorial, che in questo momento sono identici, poi li differenzieremo. Ecco, a seconda dell'editor che utilizzate, nel mio caso, per esempio, Atom mi suggerisce la differenza qua in alto, il nome è lo stesso, ma mi fa vedere a quale sottocartella, quindi sottoprogetto, appartiene il file. Quindi chiudiamo quello principale e teniamo solo quello di landing page. Allora, intanto non mi interesserà la parte admin, la vedremo successivamente. Quello che mi interessa in questo momento è solo creare un collegamento alla nostra view realizzata nel video precedente. Quindi questa è la view realizzata nel video precedente, una funzione chiamata index. Come facciamo a fare questo collegamento? In realtà è facile, già nei commenti abbiamo dei suggerimenti su come fare. Per esempio, se le nostre view sono delle funzioni, abbiamo già una mini scaletta di due punti che spiega come fare. Se le nostre view fossero delle classi, cosa che per il momento non abbiamo ancora visto, la procedura è leggermente diversa. Ci sono anche le possibilità di inserire altri URL all'interno dell'URL. Fate, scusate il gioco di parole, ma è così. Quindi, noi utilizzeremo per il momento esattamente quello che ci serve, cioè una chiamata, una function view. Quindi, come vedete, il suggerimento è aggiungete un import, ossia da dove, da quale applicazione, importare le views. Nel mio caso, cancelliamo pure quelle esistenti e facciamo from. Dato che siamo nella, come faccio a spiegare? Il file URL
è nella stessa sottocartella landing page del file views da cui devo importare la funzione. In Python, quando si è nella stessa cartella, nello stesso percorso relativo, l'import si fa utilizzando il punto. Quindi from punto vuol dire da qui, da dove sei tu file URLs, importa che cosa? Il file chiamato views. Quindi, ripetiamo, da qui, da dov'è il file URLs in cui siamo, importa il file views. Poi, cosa succede una volta importato il file views? Aggiungere un URL al URL pattern. URL pattern è questa lista fondamentalmente. Una lista si viene creata con le quadre, parentesi quadre, e all'interno contiene una serie di elementi di tipo path, cioè percorso. Tra l'altro mi sa che negli import ho cancellato il path. Dopo lo rimettiamo. Dunque, admin, abbiamo detto che lo vediamo dopo, lo possiamo togliere. Quando non vogliamo aggiungere un tag di percorso, che poi capiamo cosa voglia dire quello che si scrive tra questi apici, l'elemento path vuole fondamentalmente due barra più argomenti, però nel momento, nella versione semplice, noi vediamo questi due argomenti. Il primo argomento è una stringa. La stringa è il pezzo di percorso che ci interessa, che vogliamo aggiungere al percorso nel browser fondamentalmente. Poi lo capiamo meglio. Per il momento lo lasciamo semplicemente vuoto, apice apice. Mi raccomando, quando un'opzione stringa deve essere passata vuota, non si può non passare niente come così. Dà errore, non viene identificato come argomento. Una stringa vuota deve essere sempre racchiusa tra doppi apici o singoli apici, ma senza contenere nulla. Quindi primo argomento stringa vuota, poi capiamo meglio. Secondo argomento invece dobbiamo passare fondamentalmente, lo suggerisce anche l'esempio in alto nel commento, dobbiamo andare a passare la view che vogliamo chiamare. Nel nostro caso abbiamo fatto import di views, quindi chiameremo views. Come si accede a una funzione contenuta in views? Col punto views punto, ed ecco qua che, beh, a seconda del vostro editor, se avete attivato i suggerimenti automatici per l'autocompletamento, vi dovrebbe già suggerire che cos'è presente nel file views fondamentalmente. Io cerco la mia funzione index, che è quella che ho creato. Eccola qua, views.index. A questo punto andrebbe già bene così. Esageriamo, diamo un nome aggiuntivo a questa function, a questo path, seguendo l'esempio, perché nell'esempio in effetti lui mette stringa vuota, views.home, e poi mette un altro argomento aggiuntivo, non necessario, ma specifichiamolo. Lo chiamiamo name uguale, lo chiamiamo, oh, ma anche solo landing page, esattamente. E con questo abbiamo finito di comporre il nostro file. Andiamo a rimettere un attimo quello che ho cancellato di troppo, questo. Lo ricopio dal file URL generale. Ecco qua. From Django.urls import path, che è la parola chiave che mi serve per comporre i path, se no non li trova. Ok. Salviamo e questo è fatto. Questo URL di per sé questo urls.py di per sé è completo. Abbiamo detto quindi a che cosa? Abbiamo detto di usare i path, di importare le views di questa applicazione, di comporre i pattern mettendo nel path, allora nessun nome specifico di percorso per il momento, però di chiamare la funzione index con il nome landing page. Poi, vedendolo in pratica, capiamo meglio il significato di tutto quello che abbiamo scritto. Manca ancora però un piccolo passaggio. Come fa il server ad arrivare a chiamare o perlomeno a guardare questo URLs? Lo fa tramite quello che dicevamo prima, il nodo di smistamento principale, l'URLs presente nella cartella principale di progetto. Come facciamo a dire a questo percorso, a questo file, dove trovare l'altro URLs? Cioè questo snodo deve indirizzare verso l'altro URLs. Nella fattispecie utilizzeremo, sempre guardando gli esempi dei commenti in alto, il terzo esempio, quindi includere un altro URL conf.
si utilizza la parola chiave include, che va importata precedentemente da questo posto. Tra l'altro noterete che path è presente ancora qui. Quindi il concetto è, seguiamo prima la lettera, poi lo semplifichiamo. Noi dovremmo fare from Django.urls import di che cosa? Di include, che è la parola magica che ci serve per fare l'importazione e l'inclusione dell'altro file urls. Ora, noterete che path e include hanno lo stesso identico percorso di provenienza, quindi tutti e due questi moduli vengono importati a partire dalla stessa radice. Questo ci consente, volendo, di ottimizzare il numero di righe di codice semplificandolo, quindi possiamo mettere include sulla stessa riga di path separato da virgola. Quindi quando dobbiamo importare più moduli che arrivano dallo stesso posto, dallo stesso percorso, possiamo metterli tutti sulla stessa riga separati da virgola. Quindi path e include. Perfetto, a questo punto, come da punto 2 dell'esempio, dobbiamo aggiungere all'URL pattern un path. Copiamolo pure, sempre per fare un po' prima. Ctrl C, Ctrl V. Mi raccomando, ci deve essere la virgola come ultimo carattere della riga precedente, perché siamo dentro in una lista, tutti gli elementi della lista devono essere separati da virgola. In questo caso noi non prendiamo ovviamente alla lettera l'esempio, dobbiamo modificarlo leggermente secondo le nostre necessità. Quindi, come si chiama la nostra applicazione? Si chiama landing page. Landing page. Per il momento lo scriviamo, poi capiamo il significato sempre di questa parte testuale, il primo argomento del path. Il secondo elemento, che è l'include, deve includere che cosa? Non sorprendentemente dovrà includere views.urls. Cioè stiamo dicendo, ops, ho sbagliato, non views, landing page, landing page.urls. Landing page deve essere il nome della nostra applicazione, nonché soprattutto della sottocartella, perché di fatto l'inclusione sta dando un percorso, landing page.urls, ossia landing page, cartella dell'applicazione, punto all'interno URLs, questo URLs. Quindi con questa scrittura nel file URLs principale stiamo dicendo di andare a guardare nella nostra applicazione, nel suo file URLs, dove sarà a sua volta definito quelle che sono le views disponibili. In questo modo dovremmo aver praticamente completato il percorso che il server percorrerà, salviamo, per andare a visualizzare quello che ci serve. Facciamo una prova. Magari mettiamo questo temporaneamente qui, giusto per averlo un po' a portata. Ok. Qui facciamo un F5 nel browser, giusto per vedere. Ok, infatti. Ecco, sì, allora, approfittiamo di questo per una mini divagazione. Stiamo utilizzando i server di debug, l'abbiamo visto nei video precedenti. È un server integrato in Django pensato per lo sviluppo ed è gestito dal fatto che in settings stiamo utilizzando debug uguale true. E questo è riportato sempre e costantemente nei messaggi del server attivo o d'errore, quando dice, ad esempio qui, you're seeing this error because you have debug uguale true in Django setting file. E il concetto di fondo è, siamo nel server di sviluppo, quindi per il momento non ci soffermiamo troppo sulle impostazioni del server di per sé, però prendete per buono che questo server su cui stiamo lavorando, che non è adatto alla produzione, siamo chiari, è farcito di una serie di aiuti allo sviluppatore. Quindi in questo caso c'è stato un errore. C'è stato un errore, viene presentato intanto qual è l'errore, pagina non trovata. Mi raccomando, questo è il codice di errore. Se andiamo a vedere il server, sì, il server nel senso di il comando in shell del server, vediamo se ritrovo dov'è il terminale qua, esatto. Noterete che quando ho fatto F5 è uscito questo messaggio.
Impariamo a cominciare a entrare in confidenza con un po' di terminologia. Fondamentalmente il 404 è un codice di errore standard che imparerete a riconoscere, che corrisponde appunto a non trovata, a pagina non trovata. Infatti il 404 è riportato sia a terminale di comando, sia qui in alto, sia poi anche spiegato meglio qua sotto. Ovviamente questa pagina noi la stiamo vedendo appunto perché debug è uguale a true. Se noi avessimo messo debug uguale a false, l'aspetto di questa pagina sarebbe stato diverso, sarebbe stata una standard page 404. Magari vi sarà capitato navigando in internet di imbattervici. Qual è la differenza avendo debug a true? Che abbiamo delle informazioni aggiuntive. Per esempio, noi abbiamo cercato l'indirizzo localhost 2.8000. Che è l'indirizzo di default a cui è avviato il server, questo. Localhost è la stessa cosa che scrivere 127.0.0.1. E qui mi dice: attenzione, io sto guardando l'worldconf definito in Django Tutorial, che è la nostra cartella principale, punto .urls, che è questo, perfetto, e mi dice: a me risultano solo due indirizzi disponibili, admin e landing page, e sono questi che abbiamo definito qua, scritti nel modo in cui li abbiamo scritto qua in path. Quindi lui mi sta dicendo: io non conosco questo indirizzo, conosco questi due. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo andare a prendere uno di questi due, ad esempio questo, Ctrl C, al nostro server. Quindi si mette uno slash, si mette V, landing page, si mette slash, invio, ed ecco qua, la nostra pagina è diventata il nostro hello. Hello è quello che abbiamo scritto nelle views della nostra landing page, proprio qui. E così sta funzionando. Quindi non so se avete iniziato già a intuire il meccanismo, però adesso lo vediamo insieme nel dettaglio. Praticamente quello che è successo è questo: il server va in localhost. Abbiamo visto che se tolgo landing page, il server si perde. Perché? Perché non trova definito in questo URLs un indirizzo coerente con quanto scritto nel browser. Se invece noi andiamo ad aggiungere il percorso indicato, quindi questo nella fattispecie l'abbiamo aggiunto qui, allora il server sa che deve andare a cercare qui. Va a vedere nell'altro URLs incluso. In questo URLs incluso vengono importate le views e viene chiamata di fatto la views index. La views index non fa altro che restituire una risposta secondo il protocollo HTTP contenente la stringa di testo hello. E questo è quanto. Ora, diciamo che quando andiamo ad aprire un sito, andiamo a inserire un indirizzo o un dominio, generalmente difficilmente l'home page ha una sorta di percorso aggiuntivo. Può capitare, potete farlo, è una vostra scelta, la vostra facoltà, però non è necessario. Come facciamo allora a far sì che questo indirizzo corrisponda di fatto alla nostra home page? Molto semplicemente, come avete visto, nell'URLs dell'app, noi tra la stringa di testo, il primo argomento passato a path, non abbiamo aggiunto nulla. Stesso discorso potremmo, volendo farlo, anche all'URLs generale. Quindi qui, dove c'è questo path a cui abbiamo aggiunto la porzione di testo landing page, che poi abbiamo visto serve nell'indirizzo, avremmo potuto lasciarlo vuoto. Lasciandolo vuoto, salviamo, ecco così, funziona comunque, semplicemente non è richiesto un pezzo di testo aggiuntivo nell'indirizzo. Quindi, se noi adesso andiamo nel browser, facciamo F5, siamo ancora nella nostra landing page con scritto hello, semplicemente all'indirizzo del server. Questo perché il server, una volta entrato nell'URLs generale, vede che c'è un indirizzo compatibile con quello richiesto nel browser, ossia senza estensioni oltre il dominio. E direi che per il momento mi fermerei qui per non fare video troppo lunghi. Abbiamo visto quindi nel video precedente come creare una views e in questo video come utilizzare i file URLs per creare tutto il percorso che il server farà per andare a chiamare la nostra views.